Si è riunita nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino la seduta odierna di Consiglio Comunale che ha visto in apertura l'intervento del sindaco Gaetano Manfredi sulla sospensione di Pietro Ioia dalle funzioni di garante dei detenuti. Dopo gli interventi ai sensi dell'articolo 37, l'Aula ha discusso ed approvato a maggioranza due importanti delibere dell'assessore al bilancio Pierpaolo Baretta. La prima è sulla rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti. La rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti, stiamo insistendo da mesi per poterla fare, per alleggerire perlomeno il peso dei nostri mutui, che sono rilevantissimi. La conclusione alla quale pensiamo di arrivare nelle prossime ore è quella di abbassare il peso delle rate dei prossimi 2 o 3 anni e poter in questo modo avere un respiro, verrà recuperato poi successivamente, ma complessivamente ci sarà anche un risparmio. Votata a maggioranza anche la delibera su Bagnoli e la risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti. Bagnoli è la conclusione di un iter molto complicato che propone una sanatoria definitiva delle sentenze. Noi abbiamo avuto una sentenza sfavorevole lo scorso anno per 100 milioni e attraverso una transazione le parti, Fintecna eccetera, su stimolo anche del presidente del Tribunale amministrativo, ha deciso di rinunciare. Ovviamente c'è una compensazione rispetto a un credito che il Comune aveva di mutui, circa 12 milioni di IMU, ma il risultato finale è che noi scontiamo dal bilancio 82 milioni, quindi è un passo molto importante che ci aiuta a respirare in questa difficile situazione.